Simone Inzaghi ha dimostrato a tutti che lo spogliatoio non solo è con lui ma che il problema, in realtà, era solo ed esclusivamente di testa. Qualcosa di risolvibile, ovviamente. Ma chi avrebbe detto che il segnale più grosso sarebbe arrivato in una partita contro il Barcellona? Così è stato ed il tecnico nerazzurro, adesso vuole rialzare la testa pure in campionato. Va detto che nel caso in cui contro il Sassuolo dovesse esserci una nuova ricaduta, la situazione tornerebbe probabilmente a compromettersi in maniera incredibile. E che dunque si sarebbe di nuovo al punto di partenza. Detto quello che abbiamo detto, sarebbe ingeneroso fare pensieri su quello che potrebbe o non potrebbe accadere. La realtà dei fatti ci dice che ora l'Inter sembra in netta risalita e questo è un fatto. Così come è un fatto che Beppe Marotta sia pronto a fare dei movimenti importanti e significativi sul mercato. Capitolo Skriniar, verrà proposto a breve un rinnovo di contratto al massimo delle cifre che l'Inter può permettersi. La palla poi passerà al calciatore, corteggiato da PSG e Real Madrid. Occhio al discorso Brozovic, il giocatore è attenzionato da Liverpool ma l'Inter vuole alzare un muro altissimo intorno a lui e al suo nome. È in entrata? Nelle ultime ore è spuntato un nome da urlo per l'Inter, sta per saltare in maniera definitiva il discorso legato al rinnovo di Kanté al Chelsea. Lo assicurano in Inghilterra dove spiegano molto bene come il calciatore sia lontanissimo dalla firma con i Blues. Per questo motivo, diversi club si starebbero interessando a lui, seppure ancora in maniera molto flebile. In questo senso, attenzione, l'Inter sarebbe tra questi. I nerazzurri starebbero seriamente valutando l'opzione legata ad un centrocampista di calibro assoluto, per far fare il salto di qualità definitivo alla rosa. Non è una trattativa, ma non è una bufala. Inzaghi lo accoglierebbe a braccia aperte. Nelle prossime settimane, potrebbero arrivare news ancora più pesanti in merito. Skriniar e il pericolo PSG, i big dell'Inter in pressing per la permanenza. In casa Inter sono in tanti a volere la permanenza di Milan Skriniar. Oltre a Inzaghi, alla dirigenza e alla proprietà, secondo la Gazzetta dello Sport anche i big dello spogliatoio lo reclamano e gli ribadiscono il peso che il centrale slovacco ha nella squadra e nello spogliatoio. Le ambasciate amichevoli arrivano da alcuni mamma santissima dello spogliatoio che hanno rinnovato nell'ultimo anno e che, più o meno, andranno a guadagnare il massimo consentito nella nuova era di Suning, 6,5 milioni l'anno, la stessa cifra che i dirigenti nerazzurri ora gli proporranno nella trattativa, molto complessa a dir la verità, per allungare la vita nerazzurra, scrive La Rosea. Si parla ovviamente dei vari Lautaro, Brozovic, Barella e Bastoni. Tutti vogliono che Skriniar prosegua la sua carriera a Milano. La minaccia è rappresentata dal solito PSG, pronto a offrire di nuovo un quinquennale da 9 milioni di euro. La differenza tra le due proposte è ampia e non si può colmare e a rendere tutto incerto è anche il tira e molla degli ultimi mesi, ovviamente non apprezzato dall'ex. Intanto Suning si è già mossa per tempo mettendo sul piatto i soldi di un finanziamento soci da almeno 100 milioni di euro che rende più stabile il club e che può essere utile anche per rinnovare il contratto dello slovacco.